cosa. Ma che filtro bellezza, stamattina. Pochi look, i look delle... Grazie, grazie e grazie a voi genitori che avete riposto la fiducia nel mandarci i vostri bambini. Anche quest'anno si ripete il miracolo dell'oratorio estivo, saranno 15 giorni intensi, pieni di attività e soprattutto è un'occasione in cui i vostri bambini riceveranno, già lo ricevono, ma riceveranno ancora di più. Piccolini, siamo pronti? Non vi sento, siamo pronti? Facciamo un grande applauso ai nostri genitori che stamattina ci hanno accompagnati qui nel Palazzo delle Suore. È doveroso un grazie da parte di tutti quanti noi, da parte di Don Ernesto che sta celebrando la Santa Messa, Don Antonio e tutta la comunità di Casandrino per la fiducia che ci avete dato anche quest'anno. Il nostro collaborare nel mondo che Dio ci ha donato, ok? E allora per questo tutti quanti dobbiamo essere all'opera, ci saranno dei personaggi che adesso vi saranno presentati e che vogliono rappresentare un pochino i mestieri, ecco, quindi tutte quelle realtà dove l'uomo può collaborare, può contribuire all'opera che Dio ci ha donato, ok? Allora, Antonio, Saviano, un applauso! Abbiamo il gruppo dei falegnami rappresentato dalla nostra Alessia. Abbiamo il gruppo delle rosaie rappresentato da Antonella. Abbiamo il gruppo dei muratori rappresentato dal nostro Pio. Abbiamo il gruppo dei minatori rappresentato dal nostro Marco. E poi abbiamo il grande MasterChef d'Italia rappresentato dalla nostra Angela e il gruppo dei cuochi. Però ce lo dovete questo, se tutto questo è stato possibile anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto 5 giorni, quest'altro 15, lo dobbiamo solo e soltanto al nostro amico Gesù. Un applauso a lui! Gesù Luciano! Questa gioia che ho nel cuore mi porta verso te. Questo tempo che oggi spendo non ritorna più. Ma non solo parole dicesti tu, per amore hai dato la vita. Tutto nuovo è vicino. Avete sentito? Allora, bambini, adesso dobbiamo far partire
un grande applauso per questi animatori che animeranno questi 15 giorni con noi. Dai, forte! Grazie. A tutti gli animatori delle varie commissioni, delle varie squadre. Allora, bambini, al mattino faremo in questo modo. Prima di iniziare le nostre attività, si inizia sempre con una piccola preghierina e con la lettura del Vangelo che ci accompagnerà in questa giornata. Quindi nel momento della preghiera, massimo silenzio. Dopo, guidati dagli animatori, vi potete sbizzarrire, però sempre con gli animatori. Allora, la regola importante è questa, bambini. Gli animatori vanno ascoltati. Non dobbiamo prendere iniziativa senza chiederlo all'animatore della nostra squadra o a un responsabile. Loro stanno qua per questo, per farvi divertire e per rendervi felici in questi 15 giorni. Quindi qualsiasi cosa fate riferimento all'animatore del vostro gruppo, dall'andare in bagno o qualsiasi esigenza. Loro stanno qua per voi, va bene? E allora adesso al mio tre manteniamo il silenzio, anche gli animatori. Uno, due, tre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltate bene, perché questo è il Vangelo che ci accompagnerà in questo giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Allora, iniziamo ad imparare questo. Quando il sacerdote dice parola del Signore, noi dobbiamo rispondere tutti quanti: lode a te, oh Cristo. Quindi, parola del Signore. Allora, il tema di quest'anno del Gresta ha come titolo all'opera. Chi è che si ricorda? Animatori, non rispondete. Il titolo del Gresta dell'anno scorso? Chi è che si ricorda? Non ho sentito? Detto fatto. E cosa abbiamo pregato? Sul racconto della crea? Quindi Dio che crea il mondo. Quest'anno ha come titolo all'opera, ovvero Dio ci ha donato il mondo, ma dimmi. Ecco, per amore, sì, Dio ha creato il mondo per amore, però Dio ha detto all'uomo: ora ti devi dar da fare all'interno di questo mondo, ovvero devi lavorare. Per questo abbiamo presentato alcuni ragazzi che rappresenteranno i vari mestieri. Abbiamo il gruppo dei falegnami, il gruppo dei minatori, il gruppo degli operai edilizi, il gruppo di coloro che plasmeranno la ceramica, il gruppo degli stilisti, il gruppo dei cuochi, che sono dei vari mestieri. No, questi mestieri vogliono dire l'uomo che vuole collaborare con quello che Dio gli ha dato. Noi vogliamo collaborare anche noi in questo Cristo con quello che Gesù ci ha dato, sì o no? Sì. Sicuri? Sì. E allora, adesso ci facciamo il segno della croce e dopo ascoltate attentamente quello che gli animatori vi diranno. Mi raccomando, divertiamoci insieme, perché questi sono giorni che non li dimenticheremo più, va bene? E non dimenticate, per qualsiasi cosa, fate riferimento agli animatori. Non prendete iniziativa da soli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti! Allora,
l'amo è incastonato nella terra, quindi rappresenta Cristo. Invece questa pianticella che spunta siamo tutti noi, siamo i tracci. Quindi Cristo taglia, ma non fa morire. Il frutto muore, ma lui non muore mai, quindi è eterno. Il suo amore per noi è eterno. Però se noi ci diamo una mano e siamo tutti uniti, formeremo questi tracci pieni d'amore. E quindi porteremo frutto a tutti quelli che incontreremo nella nostra vita. Va bene? Però bisogna averne cura. Ognuno deve avere cura del mondo. Quindi darsi il bello. Serena, Tommaso, perché siete venuti a giocare? Formiamo la squadra per fare l'azzurro, ritorna nel tuo campo. Azzurro, ritorna nel tuo campo. Il maggiore di svuotare. Sì, sì, vai. La squadra rossa, il bosco aereo un'altra volta, quando io chiamerò uragano voi potete scappare, altrimenti dovete solo saltellare. 2, 1, vai bosco aereo. Uragano, uragano, uragano! 3, 2, 1, vai bosco aereo, vai! Abbiamo fatto anche le camere da letto. Ciao!